Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi sento tipo una bomboniera gigante, ma questa maglietta l'ho comprata apposta. Se me lo chiedete, l'ho presa da H&M l'anno scorso, non so se la fanno ancora. L'ho presa, mi sembra, all'estate, fine estate dell'anno scorso, quindi probabilmente non la troverete più, però ecco, non è che è qualcosa di così straordinario, sicuramente troverete qualcosa di simile. Nel video di oggi voglio parlarvi di 5 prodotti top sotto i 10 euro. Fa sempre piacere trovare dei prodotti che sono validissimi ad un prezzo basso. Non tutti possono spendere 1000-1000 euro per comprare un fondotinta, un rossetto o qualsiasi cosa di non so che marca. Quindi, quando riesco a trovare dei prodotti validi a un prezzo basso, mi fa piacere dirvelo e recensirveli, così insomma tutti quanti possono acquistarli. Primo prodotto, ovviamente non andranno in ordine di importanza, saranno messi un po' così ad ordine sparso, anzi, diciamo più che altro in ordine di applicazione. Il primo prodotto di cui voglio parlarvi è un fondotinta. Sto parlando del fondotinta di Wet n Wild. Il Photo Focus Foundation è lo stesso fondotinta che indosso io oggi, vedete, ha un effetto davvero naturale sul viso, è opaco, la coprenza è media. Allora, ve ne parlo un attimo più in dettaglio. Il prezzo è di 6,99 euro. La pecca di questo fondotinta purtroppo sono le colorazioni, perché non sono disponibili così tanti colori e il range di colori non è il massimo, si ferma ad un colore medio, diciamo, per chi ha la pelle medio scura. Purtroppo non ci sono colori disponibili. Spero che Wet n Wild risolva questo problema, perché questo fondotinta è molto amato da tantissime persone e appunto aggiungendo qualche colore tutti quanti potrebbero utilizzarlo. Potete acquistarlo dove rivendono Wet n Wild, se ci sono dei negozi in particolare che rivendono questo brand. Adesso ce l'ha anche OVS, oppure su internet, su qualsiasi sito rivenda Wet n Wild. Io ho due colori, il primo è il Soft Ivory e il secondo è il Golden Beige. Li mischio un po' a piacimento a seconda del colore che ho bisogno in quel momento. D'inverno mi aggiro di più verso il Soft Ivory, adesso sto andando leggermente di più verso il Golden Beige. L'applicatore è fatto in questo modo, non è la classica pompettina del fondotinta. Non è che mi piaccia tantissimo, però questo è quello che è disponibile, quindi lo utilizzo. Il modo in cui applico il fondotinta non è mettendolo su tutto il viso e poi stendendolo con la spugnetta, perché è un fondotinta che si asciuga abbastanza in fretta, quindi dovete lavorarlo velocemente. Lo metto su una guancia, lo sfumo con la spugnetta, lo metto sull'altra guancia, lo risfumo con la spugnetta e poi passo alla fronte e lo sfumo anche leggermente verso il collo. In questo modo trovo che sia molto più facile da applicare, ma soprattutto il fondotinta non si va ad asciugare, quindi avete più tempo per lavorarlo. Se lo mettete su tutto il viso dovete essere davvero velocissimi, magari rischiate di saltare alcune zone o di non sfumarlo così tanto bene. Per quanto riguarda la durata, mi trovo molto bene, mi dura tutto il giorno. L'unica pecca è che si lucida leggermente su di me nella zona del naso. Se avete una pelle mista che tende a lucidarsi in alcune zone o grassa, probabilmente questo fondotinta si luciderà leggermente appunto nelle zone che tendono a tirare fuori più sebo durante la giornata. Tenetelo a mente e magari portate dietro con voi una cipria per fare il ritocco. Oggi ho questo ciuffo che sento che mi cade davanti l'occhio. Ok, facciamo così, così almeno non ci danno più fastidio, sennò quando taglio il video mi ritrovo a vedere che faccio sempre così e mi tiro indietro i capelli. Secondo prodotto riguarda sempre la base, ma questa volta riguarda più il contorno occhi. Sto parlando di un correttore. Il correttore è l'Instant Anti-Age di Maybelline. Ragazzi, dovete assolutamente, anche un po' di rossetto sui denti, dovete assolutamente provare questo correttore se non l'avete provato. L'unico caso in cui lo sconsiglio è se avete un contorno occhi davvero molto molto secco. È un correttore che tende ad asciugarsi completamente, per questo motivo non si va ad infiltrare nelle pieghette, ovviamente va fissato con una cipria, però diciamo è un correttore più secco che cremosino e luminoso. Quindi vi ripeto, se avete un contorno occhi particolarmente secco, probabilmente vi segnerà troppo. In tutti gli altri casi trovo sia veramente un correttore fantastico. Ve l'ho detto anche in uno dei video precedenti, non mi ricordo in quale. Prima esistevano soltanto due colori di questo correttore, c'era il light e il nude. Adesso Maybelline ha tirato fuori tutto un nuovo range di colorazioni e finalmente ci sono colori disponibili per
per chi è più chiaro e per chi è più scuro di quei due colori che avevano fatto fino all'anno scorso. Il prezzo di questo correttore si aggira tra i 7 e i 9,90 su Amazon, dipende che colore scegliete. Sapete, molto spesso su Amazon, in base al colore che scegliete, il prezzo varia. Dovrebbe essere disponibile anche da acqua e sapone, insomma, nei vari posti dove rivendono Maybelline, però il prezzo in generale dovrebbe essere sotto i 10 euro. Se in negozio non lo trovate sotto i 10 euro, sappiate che su Amazon è disponibile per quel prezzo. Il colore che ho io è lo 00 Ivory e per me è assolutamente perfetto. Ovviamente su di me devo correggere prima le occhiaie con un correttore aranciato perché le mie occhiaie sono scurissime. Se applicassi solo questo, diventerebbero grigie. Quindi purtroppo devo comunque prima correggere le occhiaie e poi applicare questo. Se non avete delle occhiaie così tanto scure, potete semplicemente applicare questo. La coprenza è molto buona. Alla spugnetta qui sopra girate, il prodotto esce sulla spugnetta, lo applicate direttamente da qui. Io ci disegno anche i punti luci al centro del viso, poi lo vado a sfumare con una spugnetta ed è veramente un correttore fantastico. Terzo prodotto di oggi, me ne avete sentito parlare, non lo so quanto, avrete il vomito di sentire questo prodotto, ma se non l'avete provato dovete assolutamente provarlo. Datemi retta, ragazzi, dovete andarlo ad acquistare. Sto parlando ovviamente di lui. Sto parlando di lui, del mascara di NYX, il Worth the Hype. Da quando ho provato questo mascara non riesco più ad usare nient'altro. Cioè, sono follemente innamorata di lui, è il mio mascara perfetto, è il mascara della vita. Non so se riuscirò mai a trovarne uno migliore di questo. Esiste per il momento soltanto in nero e non c'è la versione waterproof, anche se secondo me potrebbero tirarla fuori perché credo sia un mascara che sta andando tantissimo. Quando è uscito l'ho acquistato, l'ho provato, me ne sono innamorata. Mi è finito, sono andata in negozio tipo per non lo so, le successive 2 o 3 volte che sono andata in negozio era sempre sold out, non riuscivo a riacquistare questo mascara. Adesso ce n'ho già uno pronto lì nel cassetto nuovo quando finirò questo qui. Comunque, lo scovolino è perfetto, non è né troppo grande né troppo piccolo, è della grandezza giusta, preleva la giusta quantità di mascara, non fa grumi, va a stendere bene il mascara, a separare bene le ciglia allo stesso tempo. Riesco ad applicare il mascara sia sulle ciglia superiori che sulle ciglia inferiori senza macchiarmi, cosa che è quasi impossibile con tutti gli altri mascara che ho provato. Se mi piaceva sulle ciglia superiori, magari non riuscivo ad applicarlo bene su quelle inferiori perché magari lo scovolino, non lo so, era troppo grande o le setole erano troppo lunghe e quindi mi macchiavo. Questo è perfetto sia sulle ciglia sopra che sulle ciglia sotto. Calcolate che sulle ciglia superiori, quando non porto ciglia finte, ovviamente, faccio 3 passate e mi dà un effetto di ciglia super separate, allungate e volumizzate allo stesso tempo. La cosa che mi piace tantissimo è che non cola, non mi si stampa qui sulla palpebra superiore, non va via in modo strano, non cadono i pezzettini di mascara sullo zigomo, insomma, cioè questo è tutto quello che chiedo da un mascara. Calcolate che da quando ho acquistato questo mascara sto portando molto di meno le ciglia finte, ovviamente a meno che non voglio proprio applicarle, non faccio un look più carico, però applicando questo mascara il risultato è super soddisfacente e molto spesso mi ritrovo a non applicare le ciglia finte proprio perché sono soddisfatta dal risultato che mi dà questo mascara. Fa sembrare che io abbia più ciglia di quelle che ho e valorizza quelle che già ho, quindi super mega promosso. Il prezzo è di 9,90 euro. È acquistabile sia nei negozi NYX che sul loro sito internet o ovviamente in tutti i negozi online che rivendono NYX Cosmetics. Altro prodottino sotto i 10 euro, non ce l'ho fisicamente da farvelo vedere, vi spiego meglio. Sono le ciglia di Ardell, un po' in generale tutte quante. Ho cercato su Amazon, ma anche in giro nei vari negozi che rivendono Ardell, il prezzo varia dai 5 ai 10 euro. Sono delle ciglia molto valide, sono le migliori del mondo, super mega fluffy. Sono, non lo so, tipo quelle che costano 30 euro? No, ma sono secondo me super soddisfacenti. Quelle che indosso in questo momento sono ciglia di Ardell numero 252. Queste sono ormai diventate le mie ciglia preferite, davvero fantastiche. Credo di averle pagate qualcosa come 7,50 su Amazon, qualcosa del genere. Quando mi si rovinano non dovrò affrontare una spesa
grandissima, tipo i famosi 30 euro di cui vi parlavo un secondo fa, sono molto abbordabili, ci sono tantissimi stili diversi, da quelli più naturali a quelli più carichi, come ad esempio quelle che porto io in questo momento. Ci sono le famose Demi Wispies che conoscono tutti quanti e credo il 90% della popolazione mondiale abbia provato le Demi Wispies. Le hanno fatte in tantissime altre versioni, quindi hanno fatto tipo le Demi Wispies Double Up, che erano una sorta di due Demi Wispies incollate insieme. Hanno fatto, le voglio provare, le ho viste prima su Amazon, le Demi Wispies Studios, che sono tipo più lunghe sull'angolo esterno. Le hanno fatte più naturali, cioè le hanno fatte in tutte le versioni. Ma in generale le ciglia di Ardell sono molto buone come qualità, sono facilmente reperibili. Sono delle ciglia che vi consiglio di provare. Ultimo prodotto di oggi, ma non per importanza, sono dei rossetti. Sto parlando dei rossetti della linea che si chiama Golden Rose. Questa linea non è così conosciuta in Italia, però alcuni ragazzi mi hanno scritto che è famosa in altri posti, che non mi ricordo però quali sono. Se non sbaglio, Germania, Grecia, qualcosa del genere, non lo so. Comunque, però mi sembra che sia un brand tedesco. Se non sbaglio, la loro pagina Instagram credo sia scritta in tedesco. Comunque, i rossetti sono acquistabili sul sito di Pink Panda e costano 4,99 euro. Li mettono spessissimo in saldo. Io li ho pagati 1,99 euro quando li ho acquistati. Adesso che sono andata a vedere appunto il prezzo, stavano a 2,99 euro. I colori disponibili sono tipo 40, una roba del genere. Si chiamano Velvet Matte Lipstick e sono come quelli che indossi in questo momento. Io porto il numero 17 e sono una sorta di rossetti vellutati, cioè è un mix tra un rossetto classico e un rossetto opaco. Non è né troppo opaco né troppo luminoso e cremosino. Super confortevole sulle labbra. Quando bevete, la cosa strana è che il rossetto non si attacca al bicchiere, è come se si facesse una sorta di patina sopra che non fa trasferire il rossetto. Quando mangiate, ovviamente vanno via, sono dei rossetti classici, non sono dei rossetti a lunga tenuta o appunto non si asciugano così tanto da essere in no transfer, però vi ripeto, sono davvero super confortevoli sulle labbra. Il prezzo è bassissimo, i colori sono stupendi, la qualità è eccezionale. Quando ho fatto, mi sembra, il video test, il video recensione di questi rossetti, in tanti mi avevate scritto che li avevate acquistati e che erano bellissimi. Quindi, siccome adesso siamo diventati di più, voglio appunto, ve ne sto riparlando, così potete acquistarli e fatemi sapere con un commentino qui sotto come vi trovate, perché credetemi, sono dei rossetti stupendi. Adesso vi faccio vedere i colori che ho io, ma sappiate che molto probabilmente ne prenderò degli altri. L'avevo detto anche quando avevo fatto il video, poi ovviamente acquisto sempre un sacco di roba e appunto mi ero dimenticata, non li ho più presi, però voglio assolutamente provare altri colori di questi rossetti. Questo qui è il numero 12, è un bellissimo nude di media intensità a base rosato. Poi abbiamo il numero 17, che è lo stesso che indosso in questo momento, che è una sorta, non mi sbaglio sempre su quale, sì, il 17 indosso, sono molto simili a vederli nel tubetto, poi applicati risultano diversi. Il numero 17 è quello che indosso in questo momento, che è un rosso a base rosata. Non so come si vedrà dal video, però vi posso assicurare che è un rosso che contiene un po' di rosa violetto all'interno, ed è questo qui. E poi c'è il numero 18, che è un bellissimo rosso di media intensità. Guardate quanto è bello, stupendo, mi piace tantissimo. Questi sono i 5 prodotti top sotto i 10 euro, quei prodotti che credetemi non hanno assolutamente nulla da invidiare ad altri molto molto più costosi. E sono curiosa di sapere se qualcuno di voi ha provato i prodotti di cui ho parlato all'interno di questo video. Fateci sapere che cosa ne pensate, fateci sapere anche quali sono i vostri prodotti top sotto i 10 euro, così posso andare a vedere, a sbirciare e magari acquistarli. O comunque, insomma, è sempre bello scambiarci delle opinioni e farci conoscere a vicenda dei prodotti top. Se questo video vi è piaciuto e vi è stato utile, ricordatevi di spolliciare all'insù o di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!